Vabbè, fai stop. Pronti? E via. Permesso, buongiorno. Magari. Allora, Aspetta! azione. Permesso, buongiorno. Salve, è qui per l'ordine delle 3:30. Aspetti, io la vado a prendere. No, no, signorina, non si disturbi, non ho ordinato niente. Sono un giornalista del Corriere della Sera, mi chiamo Fausto Innocenti. E cosa le serve? I miei non ci sono. Lei è la signorina Carmela? Sì, io sono. Stavo cercando proprio lei, allora. Mi ha dato il suo nome in confidenza a un signore del paese. Ora, mi rendo conto che quello che le voglio chiedere è delicato, e Ma quindi che? Te, te lo giro a te. No, è soltanto l'incastro. Ci sarebbe quello rosso. Cosa? Quello lì. Quindi lui deve prendere verso di là. Allora, a posto. Dove esatto? Ta-da-ta-ta. Chihuahua! A Giacco. Grazie. Prego. A Giacco! Con l'accento No, sulla aspetta, mettere i vostri alzatevi. Mamma. Penso che possiamo alzare pure un po' il microfono. Azione. Permesso, buonasera. Salve, è qui per l'ordine delle 15:30? No, signorina, assolutamente non ho ordinato niente, sono Aspetti, glielo vado a Aspetta, la prendere. farfalla e poi devo di 3:30 e devi di buongiorno, non E buonasera. aspetti che... La alle 3:30 è buonasera. ieri hai detto buongiorno, però. Vabbè, tanto farfalla. la No, tagliata apposta. buongiorno. Alle Buongiorno, 2 che buonasera. sono andata Ah, au ritorno. pensavo alle 6. Quindi? Aspetti che glielo vado a prendere, va bene. La farfalla va bene, se c'è pure. Vai. Sto Me lo facendo piano. Comunque, Mario ne prendo, tranquillo, se lo faccio. te l'aggiusto io, Dico, sono niente facile, però, tranquillo, Mario. me lo aggiusto io. Che facciamo copioni, appunti Ora scritti. facciamo tutti i dettagli. Lo scambio della busta. E Scambio di nero. il dinero. La droga. Sono una Mamma. pazza! 3, 2, 1. Aspetta, Oh, ma sto tu solo. comandi! Roy! Io sono Non lo stato so. cattivo. Sì. Sono Fausto Innocenti, sono giornalista del Corriere della Sera. Ah, cosa le serve? I miei non ci sono. Ah, lei è la signorina Carmela? Sì, io sono. E allora stavo cercando proprio lei. Mi ha dato il suo nome in confidenza a un signore del paese. Ora mi rendo conto che il discorso che sto per farle è particolarmente delicato e le garantisco da parte mia estrema discrezione. Nessuno saprà nulla di questa nostra conversazione. Volevo farle qualche domanda in merito al caso. Ma io per ora sto registrando con questa qua, così. Sì. Semplicemente dobbiamo tenere un pochettino più ordinato. Se memorie adesso. Memorie Quelle si devono del mettere dentro cuore. la cosa per vedere memoria. Dentro la Dobbiamo lasciare qua. scatoletta della Perché la memoria. cavo se me lo fa di lì. Sicuro. Me lo fai. Qua è. Sempre dico che qualche giorno io mi cado. Va No, se bene, lei è da questo lato, io non dico niente. Però vabbè, pure se c'è là. Dov'è la no, ma poi ci signora? condizioni, meglio che Ah, parli vabbè, dritto. allora tranquilla. Grazie, però. Sposta così. Vabbè, te la leggo io, così io te la leggo smorfiosa. Sì, lui è più bravo. No, perché così gli do il tono e l'aiuto a farla col tono. Svegli. No, vedete. Stavo a canticchiare. Forza ragazzi, scaricate le borse, sbrigatevi. Signora Cettina. Carmela, tesoro. Che ci fa qui? Devo andare a parlare con dei Sì, fuori. aspetta, però guardo a te in basso. Beh, metto così, penso che non ci sono delle no. E forza ragazzi, scaricatevi, sbrigate le borse. Signora Cettina, che ci fa qua? No, non è così. Beh, Signora togliti Cettina. dalla telecamera che mi viene da guardare l'obiettivo. Fate un po' più a destra. Ok. Ora non è Zen. Vabbè, Va lasciate, bene, no, non guardo è. io. No, non ci sono, non ci sono. Qua mi metto. Forza ragazzi, scaricate le borse, sbrigatevi. Signora Cettina, Carmela, tesoro. che ci fa qui? Tipo, ho deciso di accompagnare io le ragazze.
a consegnare i vestiti, visto che devo portarle con me. Com'è andata la sfilata ieri sera? Oh, guarda tesoro, uno spettacolo. C'erano tutte le persone più importanti del mondo della moda. Abbiamo fatto un figurone. Deve essere stato fantastico. Ovvio, Carmela. Se tu non fossi nata in questo stupido paesino, avresti potuto provare anche tu cosa vuol dire avere i tuoi abiti in passerella davanti ad un pubblico così importante. Ma comunque, non tutti possono avere la stessa fortuna nella vita. E che le devo dire, signora Sottina? A me è toccato il paesino. Ma sa, almeno potrò sposarmi ed avere una famiglia. Essere ricca e stare sola non si addice ad una come me. Sì, certo. Lì ci sono i vestiti di tuo padre che li voglio entro sabato. Ragazze, andiamo! Fanno un'altra, aspetta, perché... ero spostato io. Tu puoi fare pure così. E si vede che hai una busta di qua, una cosa gialla di qua. Che puzza, e cappello. Le tieni tipo così. Come se sì. Ah, beh! E me lo avevano piedi, fatevi sto mondo. Non ho piedi a questo modo. Non riesco ad avvicinarlo. Vabbè, ora. Ah, ma che rovescio. No, è buono invece. Ah, vabbè, sono piedi. Io ce lo bevo così, però. Facciamo così, no. Sono così, ovviamente, che mi sto bevendo. Il filo questo abbassa un po'. E ti pigli un po' di decenza. Questo punto dobbiamo lasciare subito. Vabbè, per questa qua sì. Per quella dopo vorrei dire. Dico, me li prendo, prima a prendere poi le cose. Sì, al tavolo. Sì, dopo facciamo. Mettiti la magari più a mi ridi in faccia versa così troppo, ok, a little bit, troppo, mi vedi bene, un pelo di là ancora, va bene, no, ma come eri prima, ti avevo detto va bene, ti sei spostato, ok, bene, come mi vedi bene lì, no. Cioè ci siamo solo incontrati una volta, poi è il tuo, gli fa, dammi del tuo, ho solo 26 anni. Vieni, abbassiamo io dove sta. 26 anni. Che ci fa? Allora, pronti? Motore? Era già il motore? Lo do sto fare. No. Azione. E lei che ci fa qua? Cercavo te. Il signor Foster è venuto a portarti una cosa. E che cosa mi ha portato? Nel rullino c'erano delle altre foto. Siccome sono molto belle, ho pensato che fosse un peccato buttarle, quindi te le ho portate. Grazie. Carmela è molto brava, signor giornalista. È intelligente. A 7 mesi già parlava. Oh, mamma, ma non hai da lavorare? Mamma. Oh, mamma. Hai da... Guardatati. No, qua è lei. Là, sì. Là è mia mamma. Sì, fai io. Mamma, ma non hai da lavorare. E lavora. Come puzza sta roba? L'hai preso il pezzo dove lo prima? Ci siamo? Notato signora, sono notato signora, se non è serrato te lo metto. Vabbè dai capo, dai. Cosa? Questo ho notato signora. Ho notato signora. Ma se non è serrato ci sta? Che deve essere molto serrato per avere senso, cioè, si devono parlare quasi addosso tutti. No. Cioè è bello, intelligente, guarda, mamma non è chiaro, ho notato signora, è come se si mettesse in mezzo. Sì. Va bene, sì, va bene. Sei fino però. Grazie. Vabbè, tu in teoria è come se tipo tu ridi, no? Sì, tipo, ho visto, certo. Ridi di tutta la situazione, pure di lei, vediamo, e poi fai... Guarda un attimo. Sì, signora, ho notato. Ah, sei tutto ubriaco, fare, pescia. Non ubriaca, hai deciso. Questo è per il mio controcampo. Così, Melo? A posto, sicuramente molto meglio. Ma l'hai fatto solo 22 stamattina. Ma l'abbiamo fatta bene. Le tre foto, e quindi non penso di portartele visto che erano così belle. Sarebbe stato un peccato buttarle, no? Grazie. Carmela è molto brava, signor giornalista. È intelligente. A 7 mesi già parla. Mamma, non hai da lavorare. Mamma, non hai da lavorare. È un mistero. È lavoro. Vai, ridammela da là. A 7 mesi già parlava. Mamma, non hai da lavorare. Sì. E lavora. Ho visto signora. Sai, Carmela, ti potrei dare una mano e qualche consiglio sulla fotografia? Io ho una certa esperienza. Grazie mille, signor Fausto, sarebbe fantastico. Ma devo stare qui, devo lavorare. Non mi chiamare signor Fausto, guarda che ho 26 anni. Sa l'educazione. Educata sta figlia. Carmela, vai a prendere l'acqua alla fontana che è finita. Papà è al lavoro. Gli fai tipo, papà è al lavoro. Tipo, papà è il lavoro. Papà è il lavoro.
Sì, Gioia. Va bene, sto andando. Con permesso. Arrivederci. Ah, sta gioventù. Ne ho potuto ne affiliate e si maritano sti figli. Se, basta. O signore mi aiuta. Ogni passo una caduta. Ma vedete se sì. Molto naturale, questo rende le foto ancora più belle.